bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Sono completamente struccata perché oggi fa un caldo veramente veramente insopportabile. Sul viso non ho assolutamente nulla se non un po' di mascara, giusto per dare un pochino di quel non so che agli occhi, ai miei occhi stanchi stanchi stanchi. Comunque, per chi me lo chiedesse, oggi ho indossato un paio di orecchini super super estivi, fantastici, che ho acquistato su AliExpress e finalmente mi sono arrivati dopo mesi e mesi e mesi di attesa. Finalmente mi sono arrivati giusto giusto prima di partire per la vacanza e li adoro, quindi li utilizzerò magari con i capelli poi raccolti quando magari sarò al mare, eccetera, visto che sono in plastica. Comunque qui sotto nell'info box vi vado a mettere poi il link di questi orecchini fantastici. Comunque non siamo qui per parlare di orecchini, ma praticamente oggi è venerdì 2, il 5 partirò per le vacanze, quindi comunque andrò in Toscana e finalmente vi faccio vedere che cosa porto con me nel beauty case. Allora, quest'anno è un po' differente dal solito, nel senso che ho due beauty. Ho il mio solito, questo qui di Carpisa che sapete, conoscete tutte ormai, e poi questo beauty più piccolino dove ho il trucco. Allora, ho deciso di portarmi due beauty per il semplice fatto che in questo qui rosa praticamente non ci sono solo le mie cose, ma ci sono anche le cose del mio fidanzato. Non tutto, deve ancora finire di mettere le sue cose, però comunque abbiamo deciso di fare in comune questo qui, mentre io il mio trucco me lo sono messo a parte. Anzi, vi dirò, forse il beauty del trucco devo un po' rivederlo, se portarmi effettivamente tutte queste cose che non servono assolutamente a niente, perché poi alla fine non mi andrò a truccare nemmeno, viste le mie occhiaie. Molto bene, oggi ho delle occhiaie veramente che fanno paura, ma vabbè, è che non mi sono truccata perché poi comunque ho appuntamento dell'estetista e non ho voglia di truccarmi per fare il video, perché non avrebbe senso. Ora, finché esco e sono via tutto il giorno e poi mi metto a fare video truccata, è un conto, ma se devo truccarmi apposta per fare un video, anche no. Allora, partiamo subito direi da questo qui, un po' più grande, quindi questo rosa. Aspettate che l'altro lo metto lì. Da questo rosa all'interno troviamo intanto una pochette che è questa qui, che ho acquistato, questa qua da Primark mi pare, vediamo un po' se vi so dire, no, forse non da Primark, no, non c'è scritto Primark, in realtà non c'è scritto niente, quindi l'avrò acquistata sicuramente da qualche altra parte, non me lo ricordo. Comunque questa qui, forse da H&M. Forse H&M. Allora, questa qui fatta così, olografica, con il cuoricino trasparente davanti, dove all'interno teniamo un po' di medicinali. Lo sapete che io andiamo a braccetto con il Gaviscon Advance, anche se vi devo dire la verità, in questo periodo sto veramente molto molto bene di stomaco, quindi è una cosa super positiva. Che caldo, non ve lo dico nemmeno. È una cosa super positiva che io non debba prendermi medicinali e mi fa molto molto piacere. Comunque abbiamo tachipirina, questi qua che prende il mio fidanzato per tipo magnesio potassio, questo qua, e poi altre medicine, tachipirina, peridon, disentem, vabbè, un po' di medicine varie. La mia fascia, ho deciso di portarmi questa qui per struccarmi, quindi per fare la mia skin care. Ho portato questa qui, così non mi bagno i capelli e li tiro indietro e riesco a tenerli bene indietro. Il dopo sole ne portiamo due perché uno è quasi finito e l'altro è nuovo. Invece ho deciso di portare questi due qui, questo lo sapete è il mio classico Bilboa, il solito, questo qua è il Bilboa dopo bronze, dopo sole super bronze, prolunga la bronzatura, e questo è in crema, mentre questo qui è quello use and go, quindi questo qui è quello praticamente molto più facile da stendere, è molto leggero sulla pelle, effetto fresco dopo sole idratante, è buonissimo anche questo, quindi due dopo sole. Il prep, questo qui, il prep lo utilizziamo specialmente per eritemi solari, perché ogni tanto a me, nonostante io metta la crema molto alta, ogni tanto mi escono degli sfoghi qui, quindi preferisco mettere qualcosa
sulla pelle poi dopo, quando sono tornata a casa, oltre il dopo sole, perché questa funziona veramente bene per scottature, punture di insetti, dopo rasatura, magari per la barba, per gli uomini. Va per veramente, è utilissimo per un sacco di cose, quindi lo portiamo dietro. Poi, infatti, comunque il mio fidanzato deve ancora mettere le sue cose effettivamente dentro, perché non c'è tutto, non c'è il suo piccolo beauty case, quindi vabbè. Fria, queste salviettine qui, Utility Protection, 20 salviette idratanti con eucalyptus, olio di citronella e olio di andiroba, credo si legga così. Queste qui, e sono quelle per gli insetti appunto, fino a 8 ore protetti. Queste qui le ho utilizzate quando sono andata in Umbria, mi ci sono trovata benissimo e le porto con noi. In realtà quest'anno le zanzare non mi stanno pungendo, probabilmente perché ho il sangue amaro quest'anno, sono col dentino avvelenato, e quindi probabilmente le zanzare quest'anno decidono di pungere qualcun altro finalmente, dopo anni e anni di sofferenze e buboni di zanzara hanno deciso di smettere di mangiucchiarmi. La pochettina, questa qui, che avevo acquistato su AliExpress, con un dolcissimo Bambi sopra, dove all'interno porto filo interdentale, spazzolino da denti e mini dentifricio. Questi spazzolini da denti lo sapete che io li acquisto da Primark, e probabilmente riuscirò ad andare da Primark il 5, esattamente quando parto, perché passando da lì ci fermeremo sicuramente da Primark, quindi vedrete sicuramente uno Primark. Ho deciso di portare con me la Tangle Teaser, questa qui rosa, perché è comodissima, non ingombra, pettina bene, districa bene i capelli, e quindi ho deciso di portare con me questa qui. Pochettina con all'interno salva slip vari, che non si sa mai. Pochettina piccolina, questa qua era di un set che avevo preso da OVS, mi pare, con l'unicorno. All'interno ho inserito i cotoncini, dischetti struccanti per struccarmi. Come detergente per il viso ho deciso di portare il Garnier Bio, questo qui. Garnier Bio, questo qui è il gel detergente detox da pelli normali a miste. Io con questo mi ci trovo benissimo e ho deciso di portarmi solo un prodotto, e quindi ho deciso di portare questo. Acqua termale di Avène, sempre presente nei miei beauty, nelle mie borse, da tutte le parti, perché io d'estate la utilizzo veramente tantissimo, specialmente appunto quando torno dal mare mi faccio un bel impacco di acqua termale, e se dovessero uscire dei rossori eccetera, questa è super lenitiva, per pelli sensibili va benissimo, io la adoro, e ogni anno ne compro due per scorta, giusto perché la utilizzo veramente moltissimo. Allora, ho deciso di non portarmi creme, perché tra una cosa e l'altra poi sul viso vado a mettere il dopo sole, perché stando tutto il giorno al mare alla fine vado poi a mettere il dopo sole. L'unica cosa che porto con me è il siero, questo qui, il siero di Ordinary, l'acido ialuronico. Ho deciso solamente di portare questo, che dovrebbe comunque andare leggermente ad idratare, ovviamente non idraterà poi come una crema, o comunque con la combo crema e siero, però comunque so già che quando sono in vacanza, poi quando fa troppo caldo, poi non sopporto la roba addosso sulla pelle, quindi meno metto sul viso cose meglio è. Difatti è per questo che vi ho detto che la pochette del trucco l'andrò a rivedere sicuramente, perché secondo me ho portato un po' troppe cose in più, cioè cose in più che secondo me quelle cose in più sicuramente non andranno utilizzate, ed è uno spreco perché comunque fa peso inutilmente. Poi porto con me Saugella, questo detergente intimo, lo adoro, ho sempre utilizzato questo, mi ci trovo benissimo, quindi tutti gli anni vado a riempire semplicemente questo contenitore qua, che è quello più piccolino, mentre a casa poi ho il grande. Questo è un 100 ml. Poi come struccanti, come acqua micellare e tonico, acqua micellare e bifasico per gli occhi, ho deciso di portare queste due mini taglie qui di Garnier. Queste qui sono Garnier Skin Active, una è l'acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili, che è questa, e poi porto l'acqua micellare bifasica con olio d'argan efficace sul trucco water proof, va bene per viso, occhi e labbra.
Quindi voglio andare a provare questi due prodotti qui che ho acquistato prima di partire per l'Umbria, infatti questi me li ero portati in Umbria e hanno struccato veramente molto bene anche il trucco waterproof del mascara, perché l'unico trucco waterproof che utilizzo io solitamente d'estate è il mascara e quello lo utilizzo al mare, perché poi comunque utilizzo per la sera o comunque per il giorno. Tendo ad utilizzare comunque il mascara normale. Come detergente per il corpo, come bagnoschiuma, ho deciso di portare questo di Cleo. Questo qua è Cleo Vitamins Doccia Schiuma Profumo Esotico di Maracuja. Vitamina B, complesso di vitamina B. Poi portiamo shampoo e balsamo. Shampoo e balsamo Sunsilk, questi qua, Liscio Perfetto, non ve lo sto neanche a dire, sono sempre gli stessi, lo sapete che io amo, amo, amo questi prodotti. Poi per i capelli porto di Bumble and Bumble il Surf Spray, Salt Spray, questo qua è lo spray al sale per i capelli. Io questo prodotto qua lo utilizzo tantissimo d'estate, dà proprio quell'effetto capello bagnato dal mare o comunque dal sale. Quindi mosso, molto carino. E quindi ho deciso di portare la mini size che avevo trovato in una box di Look Fantastic, mi pare. Poi il mio Dove deodorante Dove, questo qua è il classico Go Fresh al cetriolo e al tè verde. Questo qua è il mio preferito, lo sapete. Poi porto i Cotton Fioc in questa pochettina qui, piccolina, una lametta fatta così per la depilazione delle gambe e delle ascelle. E il gel dopo puntura di Vape. Questo qua lo portiamo sempre perché effettivamente non fa poi far prudere praticamente la parte quella punta dalla zanzara, quindi il pizzichino della zanzara. E questo gel dopo puntura puzza che non avete neanche un'idea. E come ultime due cose qui dentro, visto che il mio fidanzato ha inserito una mini schiuma gel da barba. Così, e poi ho visto che ha inserito questo qua che glielo avevano dato, mi pare, me l'avevano regalato dall'ottico, non mi ricordo, vabbè. Questo qui è lo spray per pulire le lenti degli occhiali e funziona veramente, veramente benissimo. Poi sicuramente mi dovrà inserire ancora il suo rasoio della barba, mi dovrà inserire ancora varie cose tipo... Che cosa? Fatemi un po' pensare, deodorante, dentifricio, spazzolino, vabbè, il dentifricio no perché ce l'ho io, però lo spazzolino, la sua spazzola, e varie, quindi comunque questa è terminata. Adesso vediamo che cosa mi porto per quanto riguarda invece il trucco. Secondo me è un po' tantino, però vabbè, pazienza, adesso la rivediamo insieme, poi semmai tolgo un paio di cosine. Allora, intanto due maschere per il viso. Allora, queste maschere qui le ho portate semplicemente perché sono quelle dopo sole. Quindi sono due maschere dopo sole che vanno bene per viso e collo, perché hanno appunto la parte anche per il collo. E una è al watermelon e questa qui è quella di Sephora. Invece questa qui è della marca OK e questa qua l'ho acquistata da Marie Renaud. E questa qui è quella appunto dopo sole, non c'è scritto, con l'aloe. Con l'aloe vera. Come palette la Desert Dusk ho portato, sì, di Huda Beauty. Questa qui perché ha colori un pochino più che utilizzo di più, tipo l'arancio, il rosso, il bordeaux, il dorato, sono i colori che utilizzo maggiormente per truccarmi ultimamente. Porto nella mia vaschettina questa qui con carinissima che ho acquistato su AliExpress, ho inserito la mia Beauty Blender, ho portato questa qui nera e l'ho inserita qui dentro così non si va a sporcare e soprattutto non va a prendere polverine varie eccetera e varie ed eventuali. Poi come pennelli ho portato questa bustina qui dove all'interno ho inserito appunto i pennelli, non ne ho portati tantissimi, o forse sì, devo cercare di vedere che cosa è meglio portare o no, e ho messo su queste rettine per tenere le setole
schiuse al meglio. Ho portato 3 pennelli per il viso, di cui uno per la cipria, uno per il blush e uno per la terra. E poi ho portato questi pennelli qui per gli occhi. Ho portato intanto uno per l'illuminante, poi ho portato 2 pennelli piatti. Ora non ve li faccio vedere. Poi ho portato 3 pennelli da sfumatura, un pennello a punta e un pennellino per le sopracciglia. Allora, poi porto Make Up For Ever, questo qua è il Mist & Fix, questo prodotto qua, per bagnare gli ombretti. Prodotti per il viso. Cipria. Allora, porto la cipria di Primark, questa qui. Poi porto Kiko, la mia terra, questa qua, opaca e un pochino satinata. Poi porto il mio fantastico blush di Kiko e l'illuminante di Becca, questo qua che ha già il buchino, vorrei finirlo. Poi ho deciso di portare 2 smaltini per unghie, perché in realtà ho fatto i piedi dall'estetista, quindi comunque mi sono fatta fare i piedini dall'estetista, perché se riesco a trovare il ok. Allora, ho fatto fare i piedini dall'estetista e li ho fatti fare una settimana fa, quindi lo smalto me l'ha messo una settimana fa, è ancora intatto, perfetto, senza sbeccature, senza niente. Adoro quando lo mette lei, perché veramente mi ha fatto un lavoro super super pazzesco. Però ho deciso di portare, per eventuali ritocchi, ho deciso di portare lo smaltino, perché è dello stesso colore appunto dello smalto che ha messo lei, questo qua di Kiko, che è il numero 284 delle collezioni, quelle vecchie. E poi ho deciso di portare il Gel Effect Top Coat, questo qua trasparente da applicare sotto, da applicare sopra, scusatemi, e questo qua è sempre di Kiko, quindi ho deciso di portare quei due lì. Poi sempre per il viso ho portato con me, allora, come fondotinta il Diu de Hula, questo qui che propriamente non è un fondotinta ma è una terra liquida, come la chiamano loro. E come correttore porto questo qui. Questo qui è il l'Instant Anti-Age, il cancella età, correttore occhiaie di Maybelline, con bacche di goji all'interno. E questo qua è nella colorazione 02. Porto con me, allora, 2 mascara, uno waterproof e uno normale. Poi porto di Pupa il temperino, matita per le sopracciglia, questa qua è la mia matita matissima per le sopracciglia, la 517 di Kiko, che in realtà non è altro che una matita labbra, ma io utilizzo quella per le sopracciglia. Porto con me 3 matite occhi, allora, un matitone, questo qua è il matitone Dior Show Call marrone, questo qui nella colorazione 789, che è un marrone scuro. Poi porto Kiko la 02 ed è una matita dorata, per magari illuminare l'interno dell'occhio. Sempre di Kiko porto la numero 03 Kiko Crystal Eyeliner, che non è altro che una matita, a parte la punta che fa schifo, perché anche se la temperi questa matita qua è orrenda. Questa, voglio finirla, questa qui è una matita color bronzo, quindi mi piace un sacco. Allora, intanto l'eyeliner, e l'eyeliner sicuramente è quello che porto e lo porto in maniera assoluta, questo qua è di Eyeco, questo qua è il liquid eyeliner in penna, mi piace un sacco, questo qua è waterproof. E poi ho questi 3 prodotti qui in crema, in realtà 2 sono di Astra e sono questi liquid eyeshadow, e si chiamano Ice Couture, e questi qua sono, allora, nella colorazione 4 e 3, e sono 2 ombrettini, uno dorato e uno bronzo. Ora, questi 2 devo capire bene se portarli oppure no, perché comunque ho tanti ombretti dentro la palette che potrei evitare. E la stessa cosa potrei evitare di portarmi il Clarence, questo prodotto qui, che è un ombrettino brillino, vedete? Potrei evitare di portarmi anche questo, che non ha tanto tanto senso. Poi per le labbra passiamo, e anche qui ho portato troppe cose secondo me. Allora, intanto le matite le porto tutte, perché sono tutte colorazioni differenti, e porto queste matite qui, sono 4. E porto, allora, la Precision Lip Pencil di Kiko, la numero 302, che è un nude. Questa qua è proprio quella nude, questa qua. Poi l'Intense Lip Pencil di Wycon, la numero 27 Violet Pink,
che è questo colore un po' tra il fucsia e il rossiccio. Poi Kiko, la numero 316, che è un color mauve pazzesco, molto bello. E poi questa, che è la numero 04, pink mauve, che è un po' più chiara, un po' più rosa pink. Neanche sul fucsia, tende proprio ad essere sul rosa. Un lucida labbra, e questo qui è il lucida labbra, in realtà è il lip volumizer di LR Wonder Company. Questo qui è quello al veleno d'api e mi piace tantissimo sulle labbra, le volumizza, pizzica un pochino sulle labbra, però le fa belle belle voluminose, quindi comunque magari su una tinta o comunque se non si vuole mettere rossetto né niente si va ad applicare semplicemente questo, ed è super super idratante. Poi porto il Fenty Beauty, questo qui è il Fenty Beauty Fenty Glow, questo qua è il lucida labbra da applicare appunto sulle labbra o sui rossetti, e mi piace un sacco la colorazione, però sto portando troppe cose per le labbra e sono sicura che non le utilizzerò, quindi di conseguenza devo assolutamente vedere di far qualcosa. Come rossetti porto questi due qui, porto Huda Beauty e questo qui nella colorazione Bachelorette, non so se si legge così, Bachelorette, non lo so, aspettate, questo qui, non so se si pronunci così, che è quello fucsia, questo. E poi porto con me quello di Aladdin, che è il numero, questo qua è Raja, questo qua è Raja, che è questa colorazione mauve molto bella, è un nude molto scuro, bellissimo. Come tinte per le labbra ne ho 4, però sono sicura che ne lascerò almeno a casa, almeno 3, ne porterò solo una perché si assomigliano tutte, meno male. Allora, porterei NYX, il Powder Puff Lippy, questo qui nella colorazione 04, questo nude pazzesco, bellissimo. Poi porto la tinta labbra di Jeffree Star, e questa qui è Androgyny, è bellissima perché è proprio nude. Nude molto carino. E poi le ultime due cose che porto sarebbero queste due tinte qua, di cui una assomiglia tantissimo ad Androgyny, che è la numero, aspettate, questa qui si chiama questa è la 02, però assomiglia tantissimo ad Androgyny, quindi o una o l'altra la lascio a casa, sono sicura di lasciare a casa questa di Wycon, e l'altra di Wycon è la numero 01, e questa qui è quella che porterò sicuramente per fare un effetto tipo ombre sulle labbra, quindi mettere una tinta un pochino più scura sugli esterni delle labbra, e poi vado ad applicare al centro delle labbra una tonalità più chiara proprio per fare effetto ombre, quindi sicuramente questa qua la vado a portare, della numero 01, che è un rosa baby bellissimo. Quindi niente ragazze, questo è tutto quello che porto con me in vacanza, secondo me è moltissimo, quindi comunque devo fare assolutamente una cernita prima di lunedì. Quindi ora mi metto qua, visto che l'ho aperto il beauty, vado a togliere qualcosina così siamo tranquilli e porto un pochino meno cose. Quindi niente ragazze, io e la mia faccia sconvolta dal caldo vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile soprattutto. Fatemi sapere qui sotto con un commentino dove andrete in vacanza e che cosa porterete con voi nel beauty, perché sono sempre curiosa ed è un video che io guardo tantissimo per prendere spunti sulle cose da portarmi in vacanza. E niente ragazze, quindi io vi saluto, come al solito vi dico qui di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando, e di fare un like al video se il video vi è piaciuto. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!